Buongiorno, siamo in via Porta d'Archi in un palazzo molto carino, defilato dal traffico, ma comodissimo. Questo è un immobile piccolino, ma veramente gradevole, con un potenziale enorme, perché catastalmente è un appartamento, ma si presta anche all'uso ufficio. Quindi questo è l'ingresso. Abbiamo subito una camera, poi dopo vi faccio vedere l'esposizione. Quindi una camera, qui c'è un piccolo disimpegno, ora ci sono tutte le serrande elettriche e i cancelletti, quindi le inferriate. Gli ultimi anni era stato utilizzato come ufficio, quindi c'era questo antibagno creato come dinette e il bagno qui. Quindi sicuramente bisogna fare tutto, rifare il bagno, fare un bel bagno normale, classico. Qui abbiamo questo open space dove una volta la cucina era lì tra le due finestre e qui c'era un'altra camera, si vedono ancora i segni per terra. Sicuramente converrebbe fare in questa parete che indico un bel angolo cottura in modo tale che viene un bel soggiorno con angolo cottura. La camera in ingresso che abbiamo visto, entrando nel palazzo è al primo piano, ma guardate la chicca, tanto i serramenti sono tutti in alluminio doppio vetro, poi abbiamo queste sbarre di protezione che volendo si possono rendere apribili, questa lo è già, che quindi creare un doppio ingresso, quindi nell'ottica studio, ufficio, studio dentistico, avvocati che dir si voglia. Qui abbiamo questa strada praticamente dove c'è la biblioteca Berio che si arriva quindi da Via Fieschi vicino a San Paolo, si entra con questo accesso carrabile e qui abbiamo appunto quest'area qui che intravediamo, non voglio far vedere le targhe perché non è mai bello e quindi qui è l'appartamento che espone con questo spazio esterno molto molto carino, quindi si accede con la macchina di qui, volendo si parcheggiano due macchine e si entra in casa da qui. Casa comunque luminosa, ora vabbè suona un allarme ma è veramente silenziosa, quindi come ufficio in teoria basta dare una mano di bianco e si entra, quindi è un bel ufficio con questo bel ambiente, bagno e camera. Come appartamento sicuramente gli scarichi sono qui dietro, quindi è una sciocchezza fare un bel salone con angolo cottura, mettere magari anche nell'ottica di affitti brevi, si arreda bene, qui un bel divano letto oppure un separé, di là un'altra camera e qui diventerebbe un bel bagno. L'ingresso, tra l'altro palazzo, ora vediamo, è dotato di due ascensori, poi vedete anche nelle foto tutto il dettaglio. Quindi qui si arriva praticamente invece con il doppio ascensore, vanoscale molto bello. Direi che l'immobile è terminato, trovate tutte le informazioni, la planimetria e poi bisogna vederlo, veramente un bel oggetto, una cosa carina, unica perché non è facile trovare metrature piccole in centro. E ecco, ora che è finito l'allarme, bello, bello, veramente silenzioso e comodissimo. A presto, vi aspettiamo.